vedremo le nostre prime pagine che ci arrivano alla spicciolata. Allora, quello che vedete in alto invece è il titolo che fa un gioco di parole con il cognome del segretario uscente dell'UDC, il Cesareo dei costruttori, il Mattino di Puglia e Basilicata. La bufera giudiziaria sul segretario UDC taglia il gruppo della Stappella al Premier. No dal Movimento 5 Stelle con chi è indagato. Renzi si arrampica sugli specchi per restare incordata, tendendo la mano a Conte, che gli toglie anche il resto della delega ai servizi e gioca la carta del recovery con regioni e parti sociali. Centrodestra unito al colle ma diviso sul voto. Allora, andiamo anche da Francesco Baselli. Francesco, perché ti voglio chiedere invece qualcosa su Renzi. Allora, abbiamo letto diversi giornali finora arrivati che ipotizzano il fatto che si stia già preparando una sorta di andata e ritorno di Renzi verso questa coalizione di governo. Tu come la vedi? Renzi, insomma, non avendo votato la sfiducia quando c'è stata la discussione in Senato, chiaramente ha fatto capire che la sua non era una chiusura totale, l'ha più volte detto, tra l'altro. Il problema è che però noi non sappiamo quanto questa sua posizione morbida sia effettivamente genuina oppure sia una risposta al fatto che nel suo partito in moltissimi non vogliono votare contro Conte. E quindi lui sta rischiando di avere un partito che non risponde più a quello che lui vorrebbe fare. Quindi, diciamo, sta sicuramente subendo delle pressioni e sicuramente in questa fase rischia di aver fatto una scelta che poi non lo porta da nessuna parte se non all'opposizione. Ecco, molti nel suo partito all'opposizione non ci vogliono stare. Il nocciolo della questione non è tanto in questa fase o in quell'ambito la sopravvivenza o meno del governo o della stessa legislatura, è la creazione eventualmente di un centro che potesse andarsi a presentare le prossime elezioni in caso di approvazione di una legge proporzionale, cosa che avrebbe cambiato molto il quadro politico generale. E poi c'è un focus anche sul Mattino di Puglia e Basilicata dedicato alla scuola, alla didattica a distanza, alla Next Generation, conoscenze e competenze inferiori di circa il 32,37% per la lettura e del 50-63% per la matematica rispetto a un tipico anno scolastico. Ecco le previsioni, le analisi e i suggerimenti. Questo è il focus sul Mattino di Puglia e Basilicata.